Una buona giornata e buona settimana dal nuovo giorno. Una serie di scosse di terremoto sono state registrate nelle prime ore di questa mattina a Scarperia e San Piero in provincia di Firenze nel Mugello. Le scosse, una particolarmente forte 4.5, sono avvenute tra le 3 e le 4 del mattino. Secondo la città metropolitana di Firenze vi sarebbero dei danni ad edifici a Scarperia, San Piero e a Barberino di Mugello, comune epicentro di altre scosse. La scossa è stata nettamente avvertita anche a Firenze ed a Pistoia. Occupiamoci adesso di cronaca. Gli agenti della Polizia di Stato di Foggia sono intervenuti nell'abitazione di una donna che aveva sorpreso una badante con del denaro che era destinato, che era di proprietà della signora perché doveva fare dei regali natalizi. La domestica, vistasi scoperta, aveva minacciato la donna. Poi è stata tratta in arresto e poi immediatamente portata in questura, dove è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato. Occupiamoci adesso delle festività del Natale, perché anche a Lucera sta per aprire la città con Babbo Natale, anche su iniziativa del comune. Anna Ricciardi, Telecattolica. Un video tra suspense e ironia, una piccola storia che racconta attraverso le immagini la bellezza della città di Lucera e l'arrivo misterioso di Babbo Natale, il quale troverà dimora per tutto il periodo delle festività presso i locali dell'ex Enoteca all'interno del Palazzo de Troia. Questo è lo spot che vuole far conoscere a tutti la manifestazione La città di Babbo Natale, fortemente voluta dal primo cittadino Antonio Tutolo e organizzata grazie a varie collaborazioni. Che punta, oltre che a ricreare le magiche atmosfere del Natale, anche a valorizzare e promuovere il patrimonio storico e artistico della città di Lucera. I visitatori potranno essere attratti dalle luci proiettate su alcuni edifici tra Piazza Duomo e Piazza Nocelli, dalla casa di Babbo Natale e soprattutto dall'inaugurazione degli eventi, che si terrà sabato 7 dicembre a partire dalle 17:30 con la sfilata che avrà inizio da Porta Foggia, attraverserà i punti principali della città per poi arrivare in Piazza Duomo, dove si svolgerà il suggestivo spettacolo di Madame Lumière davanti al grande albero realizzato all'uncinetto dalle donne di Lucera. Ed eccoci alla pagina sportiva. Incominciamo con la pallavolo, campionato di Serie C donne. Per la pallavolo cirenola è arrivata la settima vittoria stagionale, anche se questa volta è stata molto sofferta. Le fucsie allenate da Davide Castellaneta infatti hanno vinto solo al quinto set contro Gioia del Colle. Avanti di due set le Ufantine si sono fatte raggiungere dalle padroni di casa, che hanno espresso il loro massimo sforzo, crollando poi nella parte decisiva del tiebreak del quinto set vinto dalla formazione Ofantina con il punteggio di 15-9. Andiamo ad ascoltare l'analisi della partita nelle parole di Carla Scherza. Carla Sgherza, non è stato facile, vittoria al tie break, però quel che conta è appunto aver portato a casa due punti. Sì, sapevamo che non era una partita facile, l'avevamo preparata bene. Diciamo che la squadra di Gioia del Colle gode anche del fattore campo, soprattutto al servizio, ha battuto bene, ci ha messo notevolmente in difficoltà in ricezione. Siamo venute meno nella fase muro-difesa, però l'importante è che abbiamo portato a casa il risultato per 3-2. Era importante vincere, magari questo schiaffone può far solo bene in vista delle prossime importanti gare. Sì, a volte comunque avere degli scossoni serve, dalle sconfitte comunque si riparte, da qui ripartiamo, vedremo martedì su cosa dobbiamo lavorare tramite scout e quindi ritorneremo in palestra più cariche che mai. Una vittoria al tiebreak che può far solo bene, insomma. Sì, in chiave classifica sì, siamo ancora lì, anzi, Grazie. di nulla.
Calcio adesso, la quindicesima giornata del campionato di Serie A ha visto un turno delle rimonte in piena zona recupero. Ne sanno qualcosa Lecce e Cagliari perché sotto di due reti sia Salentini che Sardi hanno recuperato solo 2-2 le sfide contro Genoa e Sassuolo. Il Brescia fa il colpo grosso a Ferrara contro la Spal, mentre la Fiorentina, sempre più in caduta libera, perde anche a Torino. Colpo grosso invece del Parma Genova sulla Sampdoria, mentre il Milan al termine di una rocambolesca partita batte il Bologna del ritrovato Sinisa Mihajlovic con il punteggio di 3-2. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento oggi con Live Sport alle 10 su Radio Tirocì per il riepilogo della giornata del weekend sportivo che ha interessato le squadre della città di Cerignola. Prossimo appuntamento invece con speciale news web 24 con il telegiornale sportivo Sport Report oggi alle 13:30. Buona mattinata e grazie per l'ascolto. A più tardi.